tutti da Lu 65, oggi è il giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati, un giorno dedicato all'amore. Quale giornata migliore di San Valentino per parlare di tutto ciò che veicola odio, astio, dissapori, litigi? Non ero pratico di YouTube, non ho mai avuto neanche un telefono cellulare. Non ho mai fatto un tweet, non ho mai avuto Facebook, non sapevo neanche cosa fosse Instagram. Sono entrato su YouTube da cavernicolo, sono ancora potenzialmente un cavernicolo. In un anno di YouTube fatto in questi giorni in cui non mi è venuta nemmeno voglia di celebrare la ricorrenza, anche perché non ero predisposto come animo. In questi giorni, infatti, si stanno verificando, in questi giorni, è da un po' che si verifica un'ondata di odio, di fake, di gente che si fa account falsi per insultare, per dividere persone, per mettere uno contro l'altro, per mettere magari amici contro, perché poi ovviamente la gente non capisce più se sta interagendo in una chat con una con la, per una la persona giusta o la persona sbagliata. Sì. Disturbate. È inutile dire che ci siete indifferenti. Io vi ricordo soltanto una cosa, e in questo metto anche dentro tutti quelli che fanno dissing, ma non a me in particolare, a me non interessa. So io quanto valgo e ho io la misura di chi sono, non me lo dovrà mai dire un altro o un gruppo di altre persone chi sono. Perché so io dentro la mia anima cosa c'è. Voglio dire soltanto una cosa, ricordatevi che siamo tutti su questo globo terrestre a termine, tutti vibriamo ad una determinata energia, siamo tutti connessi, ognuno di noi vibra ad un'energia, c'è chi vibra con energie d'amore, di sorriso, di spensieratezza. E c'è chi vibra con energia di odio, di astio, di cattiveria gratuita. E in questo metto tutti quelli che fanno cose contro altri, sia che siano motivate o che non siano motivate. Perché anche avere una motivazione non giustifica la cattiveria. E quindi, in una giornata come questa dedicata agli innamorati, pensateci bene, pensateci bene, perché siamo quello che facciamo e tutto ci torna indietro alla stessa vibrazione delle cose che mandiamo. Chi manderà un sorriso, prima o poi riceverà un sorriso. Non è vero che chi dà non riceve niente, mentre chi non dà niente riceve tanto. Queste sono soltanto cose che ci diciamo nei momenti di sconforto. Le persone che meritano riceveranno sempre, le persone che non meritano, prima o poi, riceveranno sotto varie forme quello che hanno seminato. Quindi io per primo dico, usciamo da questa spirale, il mondo è già brutto così com'è. Poco lavoro, il Covid, disagio sociale, difficoltà, matrimoni rovinati, c'è gente sola, c'è gente malata e c'è gente che lotta per vivere. Disabili. Usiamo il tempo per fare qualcosa di buono. Non siamo eterni. Abbiamo un tot di anni che non sappiamo neanche quanti siano, perché nessuno sa cosa ci dice. Cosa ci diranno domani? Quindi usiamolo in maniera proficua per veicolare positività. Poi è ovvio, non si può essere amici di tutti, qualche volta si sbaglia, qualche volta si dice una parola sbagliata, non siamo infallibili. Questo non vieta che si possa anche perdonare, andare avanti e se non ci si è simpatici,
ci si può evitare, ci si può evitare senza alimentare ancora spirali di odio, di dissi, fake, persone che entrano a disturbare. Piuttosto che entrare a disturbare, entrate e partecipate. Forse la vostra vita potrebbe essere più carina, migliore. Tutto qua. Questo ve lo dico senza astio. Io non ero nessuno prima di entrare su YouTube, non sono nessuno adesso. Quasi quasi mi state facendo sentire voi più importante, dandomi noia. Preferisco tornare nell'anonimato, non essere calcolato. Anche perché onestamente non sono spinto dal volere gli iscritti e non sono spinto dal sopravvivere con YouTube. Io vado su YouTube soltanto per passarmi una mattinata insieme a delle persone, un pomeriggio assieme a delle persone. Ho degli amici, ho una vita, non chiedo altro a questo mondo senza disturbare nessuno, senza chiedere soldi a nessuno. Spero che il messaggio, detto senza, malevolenza alcuna, sia, percepito, perché penso che al di là, che dietro ogni tastiera, dietro ogni telecamera, ci siano delle persone che hanno probabilmente gli stessi problemi che ho io, forse anche peggio, forse stanno meglio. Ho gli stessi problemi che hanno amici miei, che in questi giorni si sentono attaccati da fake che entrano in continuazione nei loro canali. Facciamo fatica tutti nell'arco delle 24 ore, non dobbiamo per forza anche immalinconirci per leggere dei messaggi da parte di gente che neanche conosciamo. Un saluto a tutti da Lux65.